Siamo abituati, come dire, a lavorare non per un risultato immediato, ma a seminare per il futuro. La terra è forte ed è amica. Prendersi cura del territorio significa prendersi cura dell'umanità. Perché sono qua, passione. E chi la lavora la terra l'ama di più. Chi non la lavora non la conosce. Diciamo che questa attività è un'attività politica. Inizialmente resistere è giusto, e poi diventa bello. Colpo, dopo 20 anni di totale disabitudine a prendersi in carico le proprie responsabilità, gli italiani si trovano da soli di fronte a delle scelte. E da questo esame di coscienza collettivo nasce la scelta della resistenza. Qualsiasi cosa può diventare un bene comune nel momento in cui esista una collettività che lo riconosce come tale, che è disponibile a battersi per quel bene, non nell'interesse proprio, ma nell'interesse di tutti e delle generazioni future. C'è un'agricoltura che resiste al deturpamento ambientale e paesaggistico, un'agricoltura che tutela il paesaggio e le comunità, un'agricoltura che fa antimafia, un'agricoltura che costruisce quotidianamente, anche senza rendersene conto, democrazia per tutti noi. Secondo me tutta l'agricoltura ha un ruolo politico. Tutta, anche quella che non si è ancora presa o si è presa meno, carico di questo, come dire, parte di risvolto sociale. Noi ogni giorno possiamo ammirare dei meravigliosi paesaggi, dai vigneti alle risaie, dagli oliveti agli agrumeti, alle grandi distese campi di grano e di mais, perché la mano dell'uomo, dell'agricoltore, quotidianamente fa la manutenzione a questo paesaggio. E quando l'agricoltore se ne va, che quel luogo viene abbandonato? Le campagne abbandonate sono un segno dei tempi, è un segno della disfatta del lavoro agricolo. Paesaggio è quello che vediamo, paesaggio è quello che sanno fare le nostre mani o hanno fatto le mani dei nostri padri, è quello che sappiamo e quello che sappiamo fare, è quello che sappiamo di noi stessi. Dobbiamo sempre tener dura e continuare sempre a lottare. Non è finita la lotta che si fa in campagna ed è una lotta sociale, perché quando noi lottiamo contro le contraffazioni, quando noi lottiamo contro tutto quello che è la malavita organizzata che ruota attorno all'agricoltura, noi non stiamo soltanto proteggendo l'economia dell'agricoltura, ma stiamo creando le condizioni per un'agricoltura pulita e dignitosa. Che vuole lanciare anche un messaggio, e quindi il nostro miele, le nostre nocciole portano con loro qualcosa in più. Qualcuno una volta l'ha definita la vitamina L, la vitamina della legalità, e speriamo faccia bene ai più. Perché ogni bottiglia di vino prodotto qua sopra, ogni marmellata prodotta qua sopra è uno schiaffo dato alla camorra, è una battaglia vinta contro la camorra. Thank you.
essere contadino in qualche modo vuol dire essere resistente, perché vuol dire essere resistente ad un mondo che dialoga e parla un linguaggio differente a quello della terra. La terra oggi è una terra che è calpestata, così come era stata calpestata la libertà allora e a cui si sono posti soprattutto, ma non solo, anche si sono posti i contadini, o comunque le campagne hanno dato un grande contributo perché sono stato il territorio che ha protetto e che ha curato questi giovani che dovevano combattere contro il nemico. Restare e farcela era già per noi un grande esempio e ci abbiamo provato con tutte le nostre forze. Questa azienda è un esempio di bioresistenza un po' per tutto, per la scelta di tornare a fare agricoltura in un territorio dove l'agricoltura è finita 40 anni fa. Ma questo concetto, insomma, del massimo profitto nel minor tempo possibile non funziona, questo è il paradigma da capovolgere, ecco. Bisogna fare l'inversione di marcia e riprendersi le proprie responsabilità. Altrimenti diventeremo un'attività industriale come un'altra. Logico, bisogna un po' decidere cosa si vuole fare.